Uomini e donne, Mattia Marciano torna sul web, le parole dopo la scelta. Dopo la sua polemica e recente decisione, Mattia Marciano è tornato sui social network per raccontare qualche particolare inedito sul suo percorso legato al trono classico di Uomini e donne. Il campano infatti è stato messo sotto accusa dagli opinionisti presenti in studio che non erano convinti che lui e la sua attuale fidanzata non si fossero mai visti. Mattia, stressato dalle accuse, ha deciso di scegliere con largo anticipo ed è uscito fuori dal programma al fianco di Vittoria De Gannello. La sincerità non sempre premia, a volte presenta il conto. Ha meglio essere se stessi e pagare piuttosto che indossare una maschera. La sincerità non ha prezzo, ha scritto l'ex tronista tramite le stories di Instagram. Nel frattempo, la storia d'amore tra Marciano e la sua giovane fidanzata prosegue lontano dalle telecamere della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi. Mattia poi, ha condiviso anche la foto della sua scelta scrivendo: "Sei tu la mia Vittoria". Pare che le cose tra i due quindi, proseguano ancor meglio del previsto. Aggiornamento di Valentina Gambino. Al trono classico di Uomini e donne, Mattia Marciano, Alex Migliorini e Sabrina Ghio hanno fatto la propria scelta. All'appello per il primo trono di questa edizione manca solamente Paolo Crivellin, che potrebbe scegliere proprio nel corso della prossima registrazione. In vista di questa ci si chiede tuttavia se, come spesso è accaduto nelle precedenti edizioni, la redazione di Uomini e Donne deciderà di dedicare una puntata al dopo scelta delle coppie appena formatesi in studio. Si potrebbe infatti partire da Mattia Marciano e Vittoria De Gannello che, pur non avendo riscosso grande successo in fatto di ascolti per la loro scelta, potrebbero rifarsi mostrando al pubblico come sono come coppia. Puntata speciale sui dopo scelta in arrivo? Si potrebbe allora proseguire con Alex Migliorini e Alessandro D'Amico, il pubblico del dating show di Canale 5 è infatti curioso di scoprire se i due abbiano poi deciso di rimanere a Verona o poi di trasferirsi ad Ibiza dove vive Alessandro. Non ci sarebbe il dopo scelta di Sabrina Ghio che purtroppo ha ricevuto il no da Nicolò Ragnolo, uscendo dal programma da single. Potrebbe però in questa ipotetica puntata speciale intervenire, svelando com'è andata poi all'uscita da Uomini e Donne dopo la grande delusione del no. Si potrebbe così concludere con il dopo scelta di Paolo Crivellin, la cui scelta molto probabilmente ricadrà su Angela Caloisi. Sarebbe sicuramente una bellissima sorpresa per il pubblico del trono classico che potrebbe inoltre risollevare gli ascolti che, rispetto al trono over, sono solitamente più bassi.